può ripartire la Juve con Bettega. Tardelli a Boniek, però Boniek per Platini, trova bene sulla destra libero Tardelli, chiede l'1-2 a Bettega che serve sulla destra Gentile che avanza. Ancora Bettega, Platini a spazio, Platini, attenzione, la palla in mezzo per Boniek, la palla per Boniek, controlla Van de Corput, indietro a Terraneo, poi Rossi la rete, Juventus in vantaggio, ma che pasticcio ha fatto Van de Corput, ha regalato di fatto la palla a Rossi che non ha perdonato, Paolo Rossi, Juventus in vantaggio, sesto gol per Rossi, un gol pesantissimo, ma che errore la difesa del Torino. Van de Corput, il passaggio indietro a Terraneo in una posizione in cui non si fa mai un passaggio di quel tipo, è andato a regalare l'assist vincente a Paolo Rossi che non si è fatto pregare. Dunque al 15esimo, Juventus 1 Torino 0, fa festa la curva a Filadelfia. Serve Zibi Boniek, attenzione, Boniek salta da 9, entra in area, c'è Rossi libero, Boniek, poi Zaccarelli, calcio di rigore per la Juventus, Zaccarelli ha arpionato Boniek, lanciato a rete, e questo può essere un momento decisivo del derby. 20esimo del secondo tempo, calcio di rigore per la Juventus. Lo stringe la mano l'arbitro Lobello, aveva anche allargato le braccia, non poteva non fischiare questo calcio di rigore netto, l'intervento di Zaccarelli disperato in scivolata su Boniek, e sul dischetto va Michel Platini. Che ha deciso il derby dell'andata e adesso ha l'occasione, se non per chiudere, quantomeno per mettere tutto in discesa per la Juventus. Platini contro Terraneo sotto la curva Filadelfia. Lobello chiede ai giocatori di restare fuori dall'area di rigore. Parte Platini. Terraneo, la parata! E poi Platini. 2-0 Juve. Decimo gol di Platini. 2-0, sospiro di sollievo di Platini, lo avete visto, perché Terraneo era riuscito a respingere il calcio di rigore di Platini, ma sulla palla più svelto di tutti ancora il numero 10 della Juventus, sotto la curva Filadelfia, Juventus 2 Torino 0, e questo è il gol che mette in discesa il derby decisamente per la Juventus. Mancano 25 minuti. Veramente Juventus che adesso sta dominando questo derby. Platini a sinistra per Boniek. L'anticipo di Galbiati, che esce palla al piede. Galbiati non molla, il centrocampista numero 6 del Torino. Duetto con Bonesto, ancora Galbiati, la palla in mezzo. Poi Dossera in rete! E il Torino accorcia le distanze con Beppe Dossera. Sotto la curva Maratona. Il derby è ancora vivo. Beppe Dossena, l'inserimento dalla sinistra, grande azione di Galbiati, però il cross è a tagliare l'area della Juventus, Dossena di testa è andato a metterla sul secondo palo e riapre il derby che sembrava chiuso dopo il calcio di rigore di Platini sotto la curva Maratona. Dunque tifosi del Torino che ritrovano la speranza, partita che resta viva. Siamo al minuto numero 71, 26 del secondo tempo. Torino che ha riaperto la partita con Beppe Dossena quando la Juventus aveva sfiorato il terzo gol in almeno due circostanze. E adesso il Torino, galvanizzato comunque da questa rete di Dossena. Comunque il tempo per arrivare addirittura a un pareggio che avrebbe del clamoroso, visto come si era sviluppata la partita in questo secondo tempo dopo il raddoppio
della Juventus, ancora Rossi che entra in area, palla troppo lunga, poi Terraneo esce bene sui piedi di Rossi, rilancia l'azione del Torino. Beruatto, Dossena. Beruatto è scattato sulla sinistra, poi Dossena per via centrale, Zaccarelli, ancora Dossena, duettano i due, Dossena a servire Beruatto, che ha spazio, Beruatto il cross, la palla in mezzo, Bonesso! 2-2! 2-2 sotto la maratona! Alessandro Loris Bonesso! A segno proprio lui, cresciuto nel vivaio del Philadelphia, è passato un minuto dal gol di Dossena, il Torino ha trovato il pareggio in 60 secondi, incredibile, sotto la curva maratona Loris Bonesso, non ci credono in panchina, c'è Eugenio Bersellini che è entrato in campo, guardate la curva maratona, in un minuto due gol da parte del Torino, Dossena e Bonesso, peraltro proprio loro due la scorsa stagione segnarono contro la Juventus nel derby finito poi 4-2 per la Juve, il Torino vinceva 2-0, la Juve poi con una grande rimonta vinse 4-2 e questa è una piccola vendetta consumata per il momento a parti invertite, proprio loro due, Dossena e Loris Bonesso, ma ancora il Torino, è incredibile. Terraneo, Zaccarelli, la partita è completamente cambiata. Sembrava chiusa sul 2-0, la Juventus ha sferrato il terzo gol, siamo 2-2. Dossena a sinistra, è un'altra squadra al Torino, Van de Corput, completamente trasformato, la Juve sotto shock. Adesso si gioca una metà campo, Torrisi, Hernandez. Incredibile quello che è successo allo stadio comunale. Bonesso, il sinistro, poi Gentile mette fuori. In un minuto esatto il Torino è riuscito a segnare due gol, prima con Dossena, poi con Bonesso. Beruatto, Hernandez cerca spazio sulla sinistra, Hernandez lo trova, il cross lunghissimo, la palla resta lì, Zaccarelli allarga per Van de Corput, traversone, Torrisi e il gol, il Torino ha segnato 3-2, incredibile, è un gol storico questo, 3-2 del Torino, guardate Bersellini, impazziti di gioia, i tifosi del Toro in curva maratona, la panchina, tutti in piedi, tutti in campo ad abbracciare Torrisi, non ci crede nessuno, non ci credono nemmeno loro, in tribuna i tifosi del Torino, incredibile quello che sta succedendo al comunale. La Juventus ha preso tre gol in meno di tre minuti. Torrisi, 3-2 per il Torino. È incredibile quello che sta succedendo al comunale. Questo è un gol storico da parte di Torrisi e non è ancora finita. Non è ancora finita. Juve sotto shock. Tre minuti di follia. E stanno regalando al Torino un 3-2 incredibile, attenzione però, la palla in mezzo di Bonini, poi salva Danova, che occasione ancora per la Juve.